quanto sporca un giardino? Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Roberto e dal 2006 aiuto persone e aziende a realizzare e gestire giardini di successo in modo intelligente e sostenibile. Il mio approccio, collaudato e garantito, tutela l'ambiente evitando l'uso di concimi e prodotti chimici e va contro ogni tipo di spreco, soprattutto acqua, energia e tempo. Ti sembrerà strana che la condizione più ricercata nella scelta delle piante, dopo la bassa manutenzione che ci può stare, sia che sporchino il meno possibile. Tanti addirittura pensano che prendendo i sempreverdi risolvano il dilemma della caduta delle foglie autunnali, con il risultato di avere foglie che cadono in maniera meno copiosa ma più continuativa, ottenendo così il contrario di quanto avevano sperato. Tocca mettersi l'anima in pace. Le piante sporcano, in proporzione però al grado di tolleranza delle persone. Basterebbe cambiare prospettiva e vedere lo scarto non più come uno sporco o rifiuto, ma come risorsa. Se pensiamo a ciò che avviene in natura, esempio in un bosco, tutto il materiale organico caduto a terra svolge un sacco di funzioni utili alla salute delle piante. Eccoti le tre principali. 1. Mantenimento della copertura del suolo, proteggendola da sbalzi termici e dal potere erosivo della pioggia battente. 2. Nutrizione della microfauna e dei microorganismi del suolo, che digerendo la sostanza organica rilasciano sostanze utili alla vita delle piante. 3. Nessuna necessità di lavorazione e di conseguenza nessun costo. Tutto si autoregola in piena autonomia e in perfetto equilibrio. Pulire le foglie significa spezzare un anello di questa catena perfetta. Si tratta di togliere una risorsa e lavorare inutilmente. Questo accade per scarsa conoscenza. L'errata percezione dell'uomo porta a compiere azioni contrarie alla logica, pensando spesso di fare anche bene. Il possibile disagio, se così si può definire, dipende molto dal contesto e dalle scelte fatte. Ti faccio un paragone. Immagina di avere un cane e pretendere che non faccia la cacca. È impensabile. Ovviamente tra avere un barboncino e una lana qualche differenza forse c'è. Così vale per il tuo giardino. Non puoi mettere grandi alberi in un piccolo giardino senza affogare tra le foglie in autunno. Pure in questo caso la scelta ponderata delle essenze vegetali può limitare molto il carico di lavoro. Anche se hai un grande giardino, fai molta attenzione, soprattutto ai confini. È un classico che tra confinanti nascano dispute perché le foglie di uno sporcano il giardino dell'altro. Pensa che follia! La parola d'ordine è sempre la stessa, consapevolezza e tra vicini pure tolleranza. Se capisci che le foglie fanno comodo e sono una risorsa, potrebbe convenire andare a pulire anche quelle del vicino, visto che lui sicuramente non lo sa. Voglio darti alcuni consigli utili per gestirle al meglio. Intanto aspetta che siano cadute quasi tutte. Goditi quei momenti magnifici in cui quei tappeti colorati ricoprono il tuo prato. Puoi liberare il prato poi se vuoi con un rastrello e tanta pazienza, oppure fai un buon investimento, prendi un soffiatore che agevole e velocizza molto l'operazione. Ti starai domandando, ma dove vanno a finire poi tutte queste foglie raccolte? Pensa un'altra volta ancora al bosco. Semplicemente le puoi mettere sotto le siepi, gli arbusti, alle chiome degli alberi. Se hai lo spazio idoneo, poi ti consiglio pure di predisporre una zona per il compostaggio, in modo da velocizzare il processo di decomposizione e avere materiale disponibile per gli usi più disparati. Quando arriverà la bella stagione, in vista del caldo, delle infestanti, tutto questo materiale ti farà molto comodo per pacciamare le aiuole o l'orto se ce l'hai. Penso di essere stato sufficientemente chiaro e se applicherai questi consigli capirai il reale valore che ti sto regalando in questo video. Non ti resta altro che provare, non ti costa niente. Le tue piante, tutta la vita che popola il terreno del tuo giardino, mi saranno sicuramente grati. Fammi sapere cosa ne pensi
e iscriviti al canale se non l'avessi ancora fatto. Ciao e ai prossimi video!